Beh, c'è un'importante condivisione del territorio, tanto che era la cosa che più mi premeva. I sindaci di Imperia, di Sanremo, di Ventimiglia, di Taggia concordano sulla necessità di questo nuovo ospedale che verrà realizzato con un finanziamento INAIL di 220 milioni di euro, che sarà pronto verosimilmente nel 2024, gli studi di fattibilità partiranno già nei prossimi giorni, che si istituirà sostanzialmente quello che è già un ospedale unico diviso in due stabili. Questo ci consentirà di offrire, insieme all'ingresso dei privati e la riapertura del pronto soccorso di Bordighera, un'offerta integrata di sanità anche nel Ponente Ligure a livello delle esigenze e delle aspettative dei cittadini. Sì, fa seguito alla conferenza dei sindaci dove già all'unanimità era stato confermato l'intenzione di questo nostro territorio di arrivare alla realizzazione dell'ospedale nuovo del Ponente Ligure. Oggi un incontro che viene fatto dopo la notizia che l'INAIL ha previsto di finanziare la realizzazione dell'ospedale nuovo con fondi appunto INAIL per un importo pari a 225 milioni di euro è un'opportunità straordinaria per il nostro territorio per finalmente avere un ospedale che sia un punto di attrattiva e non più un motivo di fuga dei nostri pazienti. Ovviamente questo dovrà essere accompagnato dal rafforzamento del sistema dell'emergenza, perché io mi faccio carico delle preoccupazioni della popolazione, soprattutto dell'entroterra di Imperia, e stiamo proprio studiando il rafforzamento di tutto il sistema di emergenza, potenziamento di automedica e anche un punto di soccorso, in modo tale da tranquillizzare che tutte le patologie tempo dipendenti, che ricordo oggi per un infarto tutta la popolazione, anche quella di Imperia, va all'emodinamica di Sanremo, e per l'ictus tutta la popolazione, anche quella di Sanremo, va a Imperia nel centro ictus. Quindi già oggi la popolazione per le patologie tempo dipendenti si sposta, se in caso di infarto o in caso di ictus. Quindi in questo momento occorre fare veramente una valutazione di sistema e ce la faremo.